sempre più acida e cattiva, tanto che in paese avevano cominciato a soprannominarla la strega. Lei si arrabbiava moltissimo e diceva un sacco di parolacce. Quando non puliva casa con la sua scopa di paglia, si sedeva e faceva la calza. Ne faceva a centinaia. Non per qualcuno, naturalmente, le faceva per se stessa, per calmare i nervi e passare un po' di tempo, visto che nessuno del villaggio veniva mai a trovarla, né lei sarebbe mai andata a trovare nessuno. Così passarono gli anni e la nostra Befana, a forza di essere cattiva, divenne anche si sentiva odiata da tutti, più diventava cattiva e brutta. Aveva da poco compiuto 70 anni quando una carovana giunse nel paese dove abitava. C'erano tanti cammelli e tante persone, più persone di quante ce ne fossero nell'intero villaggio. Curiosa com'era, vide subito che c'erano tre uomini vestiti sontuosamente. Sembrò di fare troppo brutta figura, a dire
So